questa puntata: Green Pass obbligatorio dal 6 agosto. Riforma dello statuto calendarizzata a settembre. Regione, DEF 2022 approvato a maggioranza. Eventi, Adventure Outdoor Fest 2021 arriva in Toscana. Il governo vara un nuovo decreto anti-Covid, dal 6 agosto verrà reso obbligatorio il Green Pass. Noi dobbiamo spingere a vaccinarsi, dobbiamo incentivare i vaccini, dobbiamo fare campagne mirate a convincere chi ha più di 60 anni a vaccinarsi. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario. Cioè il Green Pass limita la circolazione soprattutto di chi è più propenso a frequentare luoghi affollati, locali, ristoranti, treni, aerei, e i dati ci dicono che sono esattamente gli altri. Cioè difficile, ci sono, ma difficile che un signore di 80 anni frequenti una discoteca, un locale notturno, uno stadio. È molto più probabile lo frequenti un 35enne, un 25enne. Il 35enne o il 25enne a cui noi imponiamo il Green Pass obbligatorio ha zero possibilità su 100 di morire qualora contraesse il Covid. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. È positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, in particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. Stiamo vivendo giorni ancora molto complicati, la variante Delta è arrivata anche qui da noi e questo, come dire, provoca ancora forte preoccupazione. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole, sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi tutti, perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini, e questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni, più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare, e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consiliari, ci aspetta davanti un'estate in cui c'è voglia di socialità, però un appello e lancio alle cittadine e ai cittadini toscani è di rispettare le poche regole che ci siamo dati: lavarci le mani, mantenere la distanza, continuare a usare la mascherina. Questo virus possiamo batterlo solo tutti insieme. Noi faremo la nostra parte e continueremo velocemente a vaccinare le cittadine e i cittadini della Toscana. Ma noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici.
ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che i camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato non ha il Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare, ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione, perché più ci vacciniamo, lo dimostrano i dati che abbiamo di fronte oggi, più facile sarà tornare ad una vita normale, il che consentirà di tornare alle attività commerciali a vivere. E poi rimane l'altro grande tema, che è quello della scuola. Noi auspichiamo davvero che non ci sia più la didattica a distanza, per questo siamo favorevoli anche alla vaccinazione per i professori, per garantire ai ragazzi di tornare in aula e di tornare in sicurezza. Da un lato uno stimolo alla vaccinazione, perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità, e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. E penso che onestamente sempre più, abituandoci a convivere con la presenza di un Covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti, perché sempre più saranno le vaccinazioni, è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo che, o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Oggi coloro che vogliono, è ragionevole, hanno l'opportunità di vaccinarsi. Noi oggi probabilmente raggiungeremo la soglia record di 40.000 vaccinazioni in un giorno. Vedo molti ragazzi, mi riferiscono dagli hub che arrivano, giovani che anche nella prospettiva delle vacanze sono disponibili a farsi vaccinare sul momento, quindi invito tutti a fare così, perché più si vaccinano, più lo stesso Green Pass diventa uno strumento di libertà. Calendarizzata nel mese di settembre la riforma dello Statuto della Regione Toscana. In questi mesi mi sono reso conto, anche penso all'ampliamento delle commissioni, che sia importante che ci sia buona politica, più politica, e tutto questo però con un impegno. Un impegno chiesto alle varie forze politiche, che non ci deve essere nessun aumento di costo, esattamente come abbiamo fatto per il passaggio da 4 a 5 commissioni consiliari. Questa è l'unica cosa che io chiedo che ci sia all'interno della proposta. Nessun aumento di costo da parte per quello che riguarda i colleghi consiglieri regionali. Noi siamo contrari, abbiamo sempre fatto una battaglia politica, io in primis, e siamo contenti che in questo momento si sia ritirata dalla discussione. Ci è stato detto se ne parlerà dopo l'estate, un mese dico io è lungo, è passato un anno a quel punto, noi avevamo detto che in questo momento non era opportuno, se poi sarà un mese o sarà un altro anno, arriveremo a metà mandato, non è un problema. Secondo me gli assessori, i consiglieri e le persone che hanno degli incarichi sono un numero congruo per garantire un buon governo della Regione Toscana. Misuriamoci sul buon governo della Regione Toscana e non sul numero delle poltrone. Ma senta, io sono dalla parte dei cittadini e sto con i cittadini. Ai cittadini, se Gianni ha bisogno di una modifica dello statuto per nominare un sottosegretario in una macchina di 3.500 persone, non gli importa giustamente nulla. Tant'è vero che appena è stato detto che è bene affrontarla in altro momento, l'affronteremo in altro momento. Siamo riusciti a produrre una proposta di riforma a costo zero.
Non appena la riforma è diventata a costo zero, una parte di maggioranza si è messa a gridare allo scandalo che volevamo aumentare le poltrone. Secondo me lì il problema è un altro. Lì il problema è che c'è una parte di maggioranza che voleva aumentare le poltrone in maniera retribuita, magari avendo già il bigliettino in tasca con nome e cognome delle persone da nominare. Hanno capito che non faremo nominare nessuno esterno al Consiglio regionale, perché su questo l'opposizione farà le barricate, e allora ci si inventa di essere contrari alle riforme che allargano chissà cosa. Però è veramente un'assurdità. Erano favorevoli quando c'era da nominare persone con stipendi in più, sono contrari oggi che la riforma è a costo zero. Io credo che in questo momento pensare a delle riforme statutarie per aggiungere poltrone e ruoli in Regione Toscana, quando fuori la situazione dal punto di vista socio-economico è critica, sia folle e irresponsabile. E soprattutto non è quello che meritano i toscani in questo momento, che hanno dovuto ascoltare un documento economico-finanziario di 27 pagine che si basa in pratica sulla loro fiscalità, che dovrebbe supportare tutta quella che è l'attività che la Regione Toscana deve portare avanti. E già questo credo che dovrebbe far riflettere la Giunta e questo Consiglio su dove incentrare il nostro lavoro, su cercare di reperire dei fondi, soldi anche dal Governo nazionale per portare avanti e sostenere le famiglie e le attività e non moltiplicare poltrone perché si sono fatte delle promesse in campagna elettorale. Regione, DEF 2022 è approvato a maggioranza. La relazione del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, PD. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia, alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. Il documento di economia e finanza quindi dovrà necessariamente anche essere integrato da una serie di valutazioni, soprattutto anche date dalla capacità che dovrà avere la Regione Toscana di poter contribuire ai cofinanziamenti necessari per l'adozione di misure che vengono dagli investimenti comunitari. Il Consiglio regionale ha quindi approvato questo atto, facendo un atto di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale, in attesa che arrivi la vera e propria programmazione del piano regionale di sviluppo, che credo attenda l'aula del Consiglio regionale nel prossimo autunno. Il festival dedicato agli sport in natura, all'esplorazione e all'avventura si svolgerà a San Marcello Piteglio, Pistoia, dal 15 al 19 settembre. È un festival di sport, di avventura, di esperienze in natura ed è un festival per tutti, è un festival aperto a tutti, sia a sportivi ma anche a chi non ha mai praticato determinate attività e potrà provarle proprio durante questi giorni, per le famiglie, per i bambini, e quindi è un festival diciamo dedicato a tutti quelli che amano la montagna e anche a chi approccia per la prima volta la montagna. Questo evento, che ha una portata nazionale, è un evento che dopo tanti anni, 7, si è svolto sulle Dolomiti, arriva qui, sulle nostre bellissime montagne, a San Marcello Piteglio, un luogo incantevole, un luogo che potremo raccontare non solo in Toscana ma in tutta Italia, momenti importanti, momenti in cui
da tutte le parti vorranno venire non solo a conoscere le bellissime terre della montagna pistoiese, ma potranno anche fare sport, avventura all'esterno. Insomma, sarà un momento davvero bello, significativo per il nostro territorio, e teniamo insieme esattamente quell'idea di Toscana che Marco Niccolai, come presidente della Commissione Aree Interne, sta sviluppando con grande attenzione, l'idea di una Toscana diffusa, fatta di tante differenze, non solo delle grandi città d'arte, ma anche dei nostri piccoli borghi, delle nostre montagne, che sono un valore per la Toscana. La Toscana può crescere, può competere con le grandi regioni d'Europa, solo se tiene insieme la bellezza delle sue città d'arte insieme alla qualità e alle esperienze che nascono nei nostri piccoli borghi.